Piove a Sinagra come se il cielo volesse partecipare al lutto sulla terra. È il giorno dell'ultimo saluto a Vincenzo Franchina, il tecnico 35enne di Sinagra, la più giovane delle 7 vittime che hanno perso la vita il 9 aprile scorso nell'incidente della centrale idroelettrica di Enel Green Power sul lago di Suviana nel Bolognese. A rendere omaggio al giovane e ai suoi familiari, gli amici di sempre, i concittadini, ma anche chi non lo aveva conosciuto. Nonostante la pioggia, gremiti il sagrato e l'interno della chiesa madre, dove padre Pietro Pizzuto ha ricordato Vincenzo come uomo, marito e padre, ma anche come lavoratore, competente, creativo, meticoloso e attentissimo alla sicurezza professionale, perché sapeva che a fine giornata lo attendevano moglie e figlio. Presenti alla celebrazione il sindaco Nino Musca e tutti gli amministratori di Sinagra, i sindaci dei comuni del comprensorio, i rappresentanti di carabinieri, polizia, guardia di finanza, protezione civile. Tra i banchi anche Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power. Diversi messaggi di cordoglio letti all'altare. Il sindaco Musca ha ricordato come lavorare non è morire. Alla tragedia della morte sul lavoro dobbiamo aggiungere la lontananza dai propri cari e dai propri luoghi, ha detto, profondamente commosso. Poi le lettere dei colleghi e degli amici più intimi di Vincenzo. Però, caro Vincenzo, una promessa è giusto fatta. Oggi c'è un nuovo ingresso nella nostra piccola famiglia, è tuo figlio Tommaso. Lui avrà in noi sempre uno scudo in più, pronto a proteggerlo e a raccontargli che il suo papà è un grande amico e un grande uomo. Da quei giovani ribelli che non ti dimenticheranno mai. Arrivederci, caro. Il saluto dei compagni di classe della scuola media di una rappresentante della parrocchia di Martini a cui Vincenzo apparteneva. All'avvocato Maria Sinagra, difensore dei familiari di Vincenzo e cugina della madre, affidato il loro messaggio. Il legale si è fatto interprete anche della toccante lettera a Vincenzo della moglie Enza. Ci lascia un'intera comunità che si stringe in un unico abbraccio affinché, pur nell'inverno più rigido, il tuo piccolo fiore possa crescere e fiorire. Resterai sempre con noi. Sopra il nostro sguardo, accanto al nostro viso e dentro i nostri cuori. Grazie a tutti coloro che... Tra i messaggi di cordoglio, quello del sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore, indirizzato al primo cittadino e a tutta la comunità, eletto dal presidente del Consiglio, Michele Orifici. Era un giovane riservato, un grande lavoratore, racconta Andrea, ex collega di lavoro. Non riusciamo ancora a crederci, dice, mentre insieme agli altri attende il feretro dell'amico per scortarlo nell'ultimo viaggio verso il cimitero.